Buongiorno a tutti quanti, oggi è il 19 marzo, io sono Stefano Branca e insieme al mio collega Mauro Coltelli stiamo eseguendo un sopralluogo collesso al monitoraggio dell'attività vulcanica che fa parte delle attività istituzionali che esegue l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in particolare l'Osservatorio Etneo, per garantire i flussi di comunicazione con la protezione civile. È un'attività che ci permette appunto di valutare la pericolosità dei vulcani siciliani e che è fondamentale appunto per la salvaguardia della popolazione, che stiamo realizzando chiaramente anche in questo periodo di grandissima crisi di emergenza legata al Covid-19. E in questo momento ci troviamo a 3200 metri di quota, alle mie spalle c'è l'attività eruttiva dell'ex cratere centrale, che è iniziata nel mese di settembre del 2019 e che sta proseguendo con fasi alterne di variazione sia di intensità che di frequenza nell'attività esplosiva. In questo momento l'attività è abbastanza alta, come potete vedere alle mie spalle, ed è la tipica attività esplosiva stromboliana che fa l'Etna. Noi continueremo a garantire questo tipo di monitoraggio, così come l'Osservatorio Etneo garantisce continua a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le reti, proprio per garantire dal punto di vista connesso ai rischi sismici e vulcanici le informazioni alla protezione civile. Siamo sull'orlo della Bocca Nuova e quello che stiamo vedendo è il cono o scorie che si è formato da settembre all'interno della voragine, che era un'altra grossa depressione craterica all'interno dell'antico cratere centrale dell'Etna. In questo momento l'attività è molto forte, è un'attività di tipo stromboliano prodotta da due coni, no? Al cui interno si aprono varie bocche. Dalla base dei coni escono fuori delle colate molto ben alimentate e in quello più grande, che è quello che ha iniziato a settembre, il tumulo che si è formato è enorme. Quell'altro, perché è iniziato l'attività solo la scorsa settimana, abbiamo un piccolo tumulo che già si sta formando. Ma il campo lavico è spettacolare, ha riempito tutta la Bocca Nuova, tutta la depressione, e la sta gradualmente colmando. Si tratta di milioni e milioni di metri cubi di lava che vengono eruttati a 3200 metri di quota. Se consideriamo che è un magma basaltico, quindi ha una densità di 2.8, ci dobbiamo rendere conto la difficoltà che ha arrivare a questa quota e la spinta che deve subire, che i gas gli danno per arrivare fino a qui. È uno spettacolo incredibile, bellissimo, come prima diceva Stefano Branca, è un'attività che può durare mesi e abbiamo una grande fortuna perché questa attività non è continua sull'Etna come lo è invece sullo Stromboli, quindi questo è un momento straordinario. Peccato che ben pochi lo potranno vedere, però questo filmato penso sia utile a far vedere come sta funzionando il nostro vulcano. Complessivamente, dopo il sopralluogo in area sommitale con il collega Coltelli, abbiamo appurato anche attraverso tutta una serie di analisi con la telecamera termica che complessivamente si sono formati tre coni di scorie che ancora non sono coalescenti ma sono molto ravvicinati, come potete vedere. Il principale, che è quello diciamo più antico e fa attività stromboliana, quello subito a est è caratterizzato da due bocche esplosive in attività stromboliana, quello subito immediatamente dietro attualmente non è attivo. E poi sono attivi due punti di emissione lavica che si producono da due grossi tumuli, uno alla base del cratere, quello più a est, dove ci sono più flussi lavici che alimentano le colate laviche che vanno dentro la valle dentro la Bocca Nuova, e un altro grosso tumulo sul fianco sud del grosso cono, quello centrale, che a sua volta si unisce poi con le colate laviche che vengono dall'altro tumulo e complessivamente formano questo campo lavico dentro la Bocca Nuova. E attualmente, diciamo con una stima molto grossolana, questi coni di scoria hanno raggiunto una quota intorno ai 3300 metri, quindi proprio l'orlo del cratere centrale.